già l'importanza quando c'è un'unione tra università, quindi studenti, e il mondo imprenditoriale già è un successo a prescindere. Poi c'è questo percorso, la settima edizione organizzata da Confindustria Catanzaro insieme all'Università Magna Grecia di Catanzaro, fa sì appunto che questa unione sia davvero più salda, diciamo, più salda. Quando gli studenti entrano in un'azienda capiscono determinate cose che magari difficilmente possono comprendere teoricamente, quindi diciamo molte volte la pratica aiuta anche a sostenere quello che si studia effettivamente all'università. Quindi Confindustria Catanzaro sarà sempre vicina a queste iniziative importanti. Sono importanti per tutto, perché concretizzano le sinergie tra mondo del lavoro e scuola, che sono da tanti auspicati, e credo che vadano esattamente in questa direzione un'iniziativa come quella di oggi. Peraltro l'iniziativa di oggi, oltre ad andare in questa direzione, lo fa in un tema che a mio avviso è di grande attualità, che è quella dell'internazionalizzazione, perché crea la consapevolezza dei ragazzi che ormai l'economia è internazionalizzata e quindi per poter competere bisogna ormai guardare a nuovi orizzonti, visto che il mercato, sia quello regionale sia quello nazionale, è asfittico. Ma nello stesso tempo consente alle imprese di avere le nuove generazioni competenti, istruite, che possono dare un contributo in questa direzione. Quindi credo che sia, diciamo, la sintesi perfetta dei temi che stiamo portando avanti da qualche tempo e che incominciano a concretizzarsi e che speriamo a breve possano dare i propri frutti. Sì, credo che il percorso di management è giunto adesso alla settima edizione. 7 anni sono importanti per un progetto che ha avuto sempre il coinvolgimento fattivo di Confindustria, delle imprese associate ovviamente, e poi dell'università col Dipartimento di ovviamente Giurisprudenza e di Economia. È una cosa importante perché permette di azzerare le barriere tra mondo dell'imprenditoria e mondo della formazione. Siamo in presenza di un percorso particolare, perché questi sono i ragazzi che si laureano, sono già laureati, sono già dottori nella triennale e stanno laureando nella specialistica di economia e management. E quindi è un fatto importante quello di provare ad avvicinare al mondo del lavoro e al mondo delle imprese e permettere magari anche di acquisizione di far conoscere le risorse intellettuali, cognitive e formative che l'Università della Magna Grecia forma qui a Catanzaro. E credo che la progettualità e quello che i ragazzi hanno fatto in questi 3 mesi di azione con Confindustria e con le imprese associate, la Pone SSRL, la Muraca, la Parco Terminabò e poi la Valentina, quindi con la Meria di l'SPA, in realtà è un percorso che veramente fa onore al corso di studi. E i ragazzi hanno fatto progetti di alto valore, non da meno rispetto a altre più blasonate università del centro-nord. Questo è un momento di orgoglio importante per me, per l'università e per il Dipartimento tutto, che vedono concretizzarsi un momento formativo importante. È un progetto per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Sono venuti un gruppo di ragazzi universitari alla Facoltà di Economia dell'Università Magna Grecia Catanzaro, e con i quali insieme abbiamo intrapreso una discussione su quelle che era la mia realtà aziendale, della mia azienda, che è la Murak SRL, e quello che invece erano i loro progetti. Quindi abbiamo unito le due cose. Loro mi hanno dato il loro punto di vista, quali erano i punti critici della mia azienda, e io le ho fatto vedere come lavora la mia azienda e come si sta approcciando proprio al mondo dell'internazionalizzazione. Sono venuti in azienda 6 ragazzi del corso di laurea della Facoltà di Economia. È stato un modo per valutare le problematiche dell'internazionalizzazione per la mia azienda, per il Mirabò Parco Hotel, e per mettere a punto un progetto di internazionalizzazione nel breve termine. I ragazzi sono venuti a fare una visita aziendale e poi abbiamo collaborato, insomma, attivamente per creare questo progetto e la presentazione che verrà fatta oggi, quindi in sede di presentazione ufficiale alla giuria. È stato per me comunque un modo per rivedere, interfacciarmi con il mondo dell'università, con il professore Reina e la sua classe. È stato un modo per me per mettere un punto su questo tema e in qualche modo valutare che cosa la mia azienda, il Mirabò
Park Hotel può fare da qua a breve per arrivare nei nuovi mercati comunque stranieri, visto che fino ad oggi, fino al 2014, il 90% del mercato era prettamente italiano, quindi abbiamo deciso di procedere per passi, prima in Europa e poi comunque di andare oltre il confine europeo. Allora, il progetto è stato un progetto di internazionalizzazione. I ragazzi dell'Università di Catanzaro, della Facoltà di Economia, guidati dal loro tutor e dal professore Rocco Reina, hanno intrapreso questo progetto con grande entusiasmo. Sono venuti in azienda, quindi c'è stato un primo incontro e poi è seguita questa visita aziendale. Loro hanno mostrato grande entusiasmo perché pur avendo studiato le problematiche, anche quello che significa la produzione aziendale, non avevano per la maggior parte avuto modo di conoscere una realtà aziendale dall'interno, quindi vedere che cos'è un processo di trasformazione. Quindi da parte loro grande entusiasmo, ma anche da parte dell'azienda. Noi siamo stati molto vicini, abbiamo fatto più incontri in università, abbiamo raccolto il loro entusiasmo e la loro iniziativa molto bene e devo dire hanno lavorato benissimo, hanno approcciato la problematica dell'internazionalizzazione così come va approcciata da una piccola azienda, hanno fatto delle ricerche molto puntuali, aiutati e coordinati chiaramente dal docente, ma con grande spirito di iniziativa personale. Questo mi fa molto piacere, veramente sono contenta e spero ci siano altre iniziative analoghe. Desidero complimentarmi con il professore Reina per come ha saputo spendersi al di là dei propri compiti istituzionali per la preparazione di questi ragazzi. In questo corso di management in azienda abbiamo provato a trasferire agli studenti quelle che sono le complessità di una struttura decisionale all'interno dell'azienda, nella speranza che questo possa essere a loro utile per il loro futuro professionale. La cosa sicuramente più utile è stato l'approccio con il mondo imprenditoriale territoriale, che ci ha dato la possibilità di capire meglio quello che solitamente studiamo sui libri e quindi non è sicuramente uguale alla teoria, alla pratica, ed è stato possibile dunque verificare se tutte le teorie studiate sono valide anche nel mondo reale e aiutare gli imprenditori ad essere innovativi con la nostra freschezza di idee. Il contributo dato è stato sicuramente in termini di ricerca, li abbiamo aiutati a vedere in modo nuovo il loro ambito di impresa. Quello che loro hanno dato noi è sicuramente l'esperienza di chi è già da molti anni sul mercato e sa come affrontarlo. È sicuramente stata una bella esperienza, molto importante per la nostra crescita personale. Infatti ci ha dato la possibilità di poter abbinare quello che studiamo sui libri alla pratica, al mondo del lavoro. Infatti abbiamo fatto molte ricerche in ambito sul mercato, sul marketing, come è possibile magari promuovere un prodotto. Quindi ci ha fatto conoscere anche un mercato molto nuovo, che è quello delle importazioni dello stoccafisso e del baccalà.